parlerò di Darkside 20K e del tema di come l'industria del sud, del Mezzogiorno d'Italia, possa dare un ruolo fondamentale nel percorso di scoperta della materia oscura. Stiamo parlando sostanzialmente di una prospettiva scientifica molto interessante, perché si tratta della scoperta di due entità oscure che dominano il cosmo e la cui presenza pone delle domande fondamentali e irrisolte all'intersezione tra la fisica delle particelle e la cosmologia. Si tratta della materia oscura e dell'energia oscura, due entità completamente ignote nella loro natura più intima e che stiamo cercando di scoprire. La materia oscura che ha dominato l'inizio dell'era del nostro universo, permettendo la crescita delle strutture a larga scala, quindi a quel centro di gravità permanente che ha permesso la formazione degli ammassi di galassie e poi da qui le galassie, le stelle, tutte le strutture celesti che noi vediamo. E più recentemente questa energia oscura che invece sta svolgendo un ruolo dirompente, perché sta causando l'accelerazione dell'espansione dell'universo, qualcosa di totalmente incompreso. Su questi due temi, principalmente sul primo dei due, sulla materia oscura, abbiamo lanciato questo progetto Darkside, che è un progetto che vuole realizzare la scoperta di quale è la natura della materia oscura. La prima prova della capacità straordinaria di attrazione di questo progetto è il fatto che siamo riusciti per la prima volta dopo 30 anni a portare all'Aquila l'ultimo premio Nobel per la fisica delle particelle, che è il professor R. MacDonald, scopritore dell'oscillazione del neutrino con l'esperimento SNOPLUS, che lascia il laboratorio di riferimento canadese, il laboratorio rivale di quello del Gran Sasso, e viene a fare l'esperimento Darkside ai laboratori nazionali del Gran Sasso. Laboratori nazionali del Gran Sasso che stanno attraversando un momento molto particolare, e il nostro tentativo ben riuscito in Darkside, con la partnership molto importante del CERN di Ginevra, è stato quello di disegnare un esperimento totalmente verde e privo di sostanze e di fluidi pericolosi. Siamo andati fino a CERN di Ginevra per andare a recuperare una tecnologia molto importante, appena sviluppata, quella dei criostati a membrana. Si tratta sostanzialmente di criostati di acciaio che permettono l'inserimento di centinaia di tonnellate di argon liquido. Quindi andremo a fare un esperimento laddove l'unico fluido è l'argon liquido, che è un fluido assolutamente non tossico, viene direttamente dall'aria. E questa è una rappresentazione del nostro esperimento, come si trova all'interno di questo criostato di Protodune, che è una tecnologia sviluppata a CERN e che permetterà di mitigare l'impatto ambientale di qualsiasi operazione che avviene nel nostro laboratorio inserito all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso. Un elemento molto importante di questo progetto è stato il programma Restart. Il programma Restart ha permesso il lancio di un'iniziativa interamente pubblica per la creazione di fotosensori al silicio, che si è concretizzato in una facility di assemblaggio che è la cosiddetta nuova officina a Sergi. L'obiettivo di questa facility è stato quello dello sviluppo di nuovi sensori di luce. Questi sono i sensori che ci permetteranno di misurare l'eventuale presenza della materia oscura, completamente innovativi. Pensate che con questi sensori siamo riusciti a rompere il monopolio dei sensori di luce ultrapura di un'azienda giapponese che si basava su delle tecnologie assolutamente alternative ma molto più antiche, vale a dire dei bulbi di vetro che permettono la rivelazione dei singoli elementi di luce, le singole particelle, i fotoni. Noi le abbiamo sostituite con delle piastrine di silicio, le stesse che vengono prodotte per i chip dei computer, molto più pulite, molto più efficaci e anche molto meno costose. Grazie al progetto Restart siamo riusciti a lanciare questa operazione della nuova officina Sergi, un'iniziativa interamente pubblica, co-condotta dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal Gran Sasso Science Institute, che si concretizzerà nella costruzione di una camera pulita all'Aquila per la realizzazione seriale di questi rivelatori che vedete qui, diciamo, vedete qui i nostri rivelatori di silice, di luce a silicio. Qualcuno li ha chiamati in modo molto poetico delle ferratelle di silicio, perché sembrano proprio delle ferratelle con le righe di interposizione tra il silicio al posto delle righe classiche di uno dei dolci tradizionali della cucina abruzzese.
E queste ferratelle di silicio sono molto molto pregiate, ci vengono richieste tra l'altro adesso da un certo numero di altri esperimenti. All'interno del progetto DarkSide dovremo costruire 20 metri quadri di queste ferratelle di silicio, creando un indotto molto molto importante su tutto il territorio abruzzese, perché questo percorso ha anche un obiettivo economico, non diretto ma indiretto, vale a dire quello di creare un know-how sul territorio e mettere a disposizione dell'industria locale personale formato in queste tecnologie per far sì che possa nascere in Abruzzo un centro di competenza che possa affrontare le nuove scelte di costruzione di rivelatori di luce a silicio che vedranno un impiego importantissimo, soprattutto per quello che riguarda l'automotive. Voi pensate che per tutti i sistemi di automated driving e di smart driving si sta andando nella direzione di accoppiare ciascuna delle nuove macchine che verranno messe sul mercato con decine di sensori di luce che sono esattamente dello stesso tipo di quelli che servono per DarkSide. Ma un altro elemento importante del nostro discorso non è solo la rivelazione della luce, ma anche la produzione della luce. Per andare a produrre la luce generata dalla materia oscura dobbiamo affidarci ad una qualità di argon ancora superiore a quella che si trova nell'atmosfera. Nell'atmosfera difatti l'argon ha una debolissima traccia di radioattività che noi non possiamo tollerare. Siamo andati a prendere dell'argon purissimo in pozzi profondi nel Colorado, laddove l'argon è protetto dai cosiddetti raggi cosmici, che sono quelli che causano l'attivazione, e l'argon è molto molto puro. Nel fare questa scoperta di quest'argon sotterraneo abbiamo scoperto uno dei più grossi giacimenti di elio sul suolo americano, qualcosa che dal 2015 ad oggi ha permesso di contribuire oltre 1 miliardo di piedi cubi di elio al mercato della ricerca americano internazionale. Stiamo parlando di vendite per oltre $1 miliardo, grazie alla scoperta fatta dai nostri studi finanziati dall'NSF. Prendiamo questo argon e lo portiamo dal Colorado alla Sardegna, nel Sulcis, laddove nei pozzi minerari dell'ultima grande miniera italiana di carbone, la Carbo Sulcis, proprietà della regione Sardegna, stiamo costruendo un oggetto unico al mondo, una torre di distillazione di 350 metri di altezza. Qui vedete l'oggetto prototipo, che è un oggetto di soli 24 metri che entrerà in funzione tra 15 giorni nel locale che è la cosiddetta laveria, vale a dire l'edificio dove si lavava il carbone della miniera Carbo Sulcis. Quello che vedete qui è la torre prototipo, che è una torre completamente identica dal punto di vista funzionale alla torre di 350 metri che andremo ad inserire in un pozzo minerario l'anno prossimo. Ha un ribollitore in basso, un condensatore in cima e un'unità di separazione in mezzo. L'unità finale si differenzierà da quella prototipo semplicemente perché avrà molti più elementi passivi di separazione al suo centro. E quindi noi utilizziamo questa tecnica, che è una tecnica diciamo ben nota, è la stessa tecnica di distillazione con cui si fa la grappa a partire dalle vinacce, per separare non le sostanze chimiche ma per separare i singoli isotopi all'interno di una singola sostanza chimica. Da questo progetto nasce anche un'altra idea che in un futuro, speriamo prossimo, permetterà di legare non soltanto l'Aquila al Sulcis, ma persino l'Aquila ad un'altra crisi zona di crisi industriale molto importante del territorio italiano, che è la città di Taranto. Abbiamo lanciato proprio dal GSSI un'iniziativa proponendo ad ArcelorMittal Italia e a vari ministeri di andare a prendere nel contesto della riattivazione delle fabbriche di produzione di ossigeno dell'ex Silva Taranto, andare a prendere quei gas rarissimi provenienti dall'atmosfera che vengono liquefatti nel corso della produzione di ossigeno liquido che è necessario per l'attivazione del ciclo di produzione dell'acciaio. Pensate che nell'ex Silva oggi si vanno a produrre all'incirca ogni giorno 8.000 tonnellate di ossigeno liquido per la produzione dell'acciaio. Quindi la nostra idea è stata quella di proporre il recupero virtuoso di tutti quei gas molto pregiati che si trovano in piccolissime concentrazioni, che oggi vengono liquefatti, non separati del tutto e ributtati diciamo nei camini di exhaust perché non si sa cosa farne. Noi andremo a prendere questi gas, andremo a portarli nei pozzi del Sulcis e da lì poi questi gas verrebbero riportati all'Aquila per lanciare un nuovo esperimento. Quindi dal progetto Satiria, che è il progetto che abbiamo lanciato in prospettiva per il recupero
dei gas nel Sucis nascerebbe dopo Darkseid un altro esperimento di fisica fondamentale che è Dark Moon. E si pensa che l'indotto sull'Aquila possa essere molto molto importante. Tenete presente che di fronte ad un iniziale investimento di 15 milioni dal progetto Restart sull'esperimento Darkseid, oggi siamo arrivati a raccogliere dall'insieme delle agenzie governative che supportano la ricerca a livello europeo e anche internazionale, incluso le Americhe, siamo riusciti ad avere una capitalizzazione dell'esperimento che è all'incirca di 90 milioni di euro. Ora, quest'altro esperimento, che chiaramente se partisse partirà tra una quindicina di anni, perché dovremo avere necessità di circa 5 anni di progettazione e altri 10 anni di realizzazione, questo è un esperimento che potrebbe arrivare ad avere una capitalizzazione, quindi un indotto su questi tre passi della filiera dell'ordine del miliardo di euro. Un esperimento molto importante per un progetto scientifico ancora più avanzato di quello della scoperta della materia oscura, che consisterebbe sostanzialmente nella scoperta dei cosiddetti neutrini di Majorana. E quindi vi ringrazio dell'attenzione. Devo dire che dal mio punto di vista, per la mia carriera scientifica, per l'interesse del gruppo di ricerca che stiamo guidando, che consta di 350 persone, il fatto di essere partiti con questo progetto Darkseid, proprio grazie all'iniziativa del programma Restart, ci ha dato modo di dare un grosso contributo alle nostre ricerche, ma speriamo anche un grossissimo contributo allo sviluppo di processi industriali nel Mezzogiorno d'Italia. Grazie ancora per l'attenzione. Grazie a lei.